Gestione e digitalizzazione degli atti penali nella pubblica amministrazione. Primo bilancio per il protocollo d'intesa tra Provincia di Avellino e Ministero della Giustizia, siglato nel 2011 e che negli anni successivi si è perfezionato grazie all'attivazione del TIAP, il trattamento informatico degli atti processuali penali. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi della giustizia, i costi di gestione, semplificare la fruizione degli atti, facilitare il lavoro dei magistrati, ridurre la mole di documentazione cartacea, il tutto in sostanza attraverso l'introduzione di fascicoli digitali. Il resoconto delle attività svolte è stato presentato ad Avellino alla presenza del procuratore Rosario Cantelmo e del presidente della provincia Domenico Gambacorta. Per il procuratore un'ottima iniziativa che in futuro produrrà i suoi frutti. Sotto il profilo dei tempi è sicuramente un enorme passo avanti. Sparisce sostanzialmente il fascicolo cartaceo e tutte le copie. Resta solo un fascicolo cartaceo della disponibilità dell'ufficio, tutto il resto viaggia in modo informatico. Certo è un progetto molto ambizioso, ripeto, questo è il primo passo, però cominciare insomma è sempre quanto mai indispensabile. Il Tribunale di Avellino ha questa pesante criticità che è quella degli archivi, veramente non sappiamo come muoverci e soprattutto siamo sempre ai limiti rispetto alla normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, quindi naturalmente far sparire tutte le enormi quantità di copie di atti che si fanno e lasciando tutto che viaggi sul digitale mi sembra un grosso passo avanti. Resta però il problema cronico dell'assenza di personale al Tribunale di Avellino. Noi già abbiamo subito l'accorpamento di Sant'Angelo, che è stata insomma una situazione abbastanza complicata. L'ufficio quanto più grande è, meglio è, ovviamente ci consente di dare una risposta più efficiente rispetto al servizio giustizia. Ovviamente però non devono arrivare solo il personale dei magistrati, deve arrivare il personale amministrativo e soprattutto ci devono dare gli spazi. Noi abbiamo assorbito il Tribunale di Sant'Angelo a costo zero, nel senso che non abbiamo avuto nessun tipo di locale in alternativa rispetto a quello che c'è, quindi è tutto un insieme di cose che devono andare. Qualunque risorsa, le braccia servono dappertutto, quindi chiunque ci offre qualcosa noi cercheremo nei limiti del possibile di utilizzarla al meglio. Rispetto alla digitalizzazione degli atti, soddisfatto il presidente Gambacorta. Credo che renderemo più efficiente il sistema dal punto di vista della documentazione che viene fornita alle parti, in modo particolare ovviamente agli avvocati penalisti, perché intanto dematerializzando, quindi senza fare centinaia di pagine di fotocopie, anche in una situazione di maggiore sicurezza, perché magari da un fascicolo si potrebbero perdere dei documenti che sono fondamentali, il fascicolo originale viene sempre custodito presso i locali della procura e i legali potranno invece richiedere di volta in volta. Ma questo vuol dire meno carta utilizzata, meno toner, meno stampanti, più rapidità nella documentazione che viene consegnata, che è immediatamente e facilmente rintracciabile all'interno di questi CD o di questi DVD che verranno consegnati agli avvocati. Mi sembra soprattutto da sottolineare che in poco tempo abbiamo raggiunto questi risultati, il protocollo di febbraio è già operativo, quindi mi sembra che abbiamo fatto una cosa molto molto positiva, soprattutto per tutti coloro che lavorano nel settore.